Il cronometro è super utile. Quando io l'ho comprato, mangiavo un piatto di pasta in 3 minuti scarsi. Piano 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 ho raggiunto i 6 minuti di base per mangiare una pasta con l'olio. Sto facendo la mia ennesima pasta a sugo, adesso vediamo quanto ci mettiamo a mangiarla. I video importanti dell'internet. Sì, ma perché devo mangiare piano? Perché mangiare lentamente è molto importante, cioè innanzitutto te lo godi e senti che cosa stai mangiando. Se uno si ingozza potrebbe mangiare la cosa più buona del mondo, ma manco se ne accorge, raga, non mangiamo per muovere le mandibole, no? Mangiamo perché è buono. Una fame, goccetto d'olio e un po' di pecorino. E azioniamo, l'ho comprato su Amazon tipo 2 euro. Unico acquisto nell'ultimo anno che non si è rotto. Tutto quello che ho comprato su Amazon è sempre arrivato già spaccato a casa. Giusto dirlo. Ovviamente succede solo a me, ma giusto dirlo. E buon appetito. Prendente, buono. Piccoli boccoli. Appoggiare la forchetta aiuta. Mica siamo al fast food, cioè. Poi il senso di satietà arriva in 10 minuti, se non ricordo Sì. male. Quindi se tu mi mangi in 3, tuo Ah, stomaco quindi se io manco. in 5 minuti mangio 8 kg di cose, esplodo perché non ho il tempo di rendermi conto che. E lo so, ma ancora non ha Appunto, capito. non ho il tempo di rendermi conto che ho mangiato. Quindi devi dare il tempo allo stomaco di capire che sta mangiando, che è pieno di roba. Se tu mangi velocissimamente la pasta in 3 minuti, hai fame dopo. Sì. Andiamo a 5 minuti, io ho ancora metà piatto. Stasera ha mangiato lentamente pure lui. 7 minuti ci hai messo. Il tuo record, penso. Vero. Di solito non raggiunge i 5. Oh. È pieno di gechi sui muri, non si vede, ce n'è uno solo qua. 9 minuti e 50. Devo dire che sono stata brava.